Oggi a Mazara del Vallo protesta degli operai della Belice Ambiente da 5 mesi senza stipendio, che hanno incontrato il prefetto Leopoldo Falco, ma che ancora rimangono impelagati in una situazione che vede tra Comune di Mazara del Vallo e Belice Ambiente un rebus che non si riesce a risolvere. Qual è lo scopo della vostra protesta e se avete incontrato qualcuno in particolare, il prefetto avete incontrato in questi giorni, che cos'è che vi ha detto? Allora, abbiamo incontrato la massima autorità, penso dalla provincia di Trapani, il prefetto ci ha ricevuto con tanta bontà, ha sentito la nostra protesta che abbiamo 5 mesi che non abbiamo gli stipendi, cosa? E la sua risposta è che lui sa la situazione, com'è? Gliel'ha detto 40.000 volte al sindaco di Mazara che non condivide la sua posizione di non pagare, perché lui se ne va sempre che c'è il pignoramento, e il prefetto non condivide. L'unica cosa che ci ha detto a noi è che lui non condivide la sua posizione, però non può fare niente, nemmeno il prefetto. Allora noi abbiamo detto che la legge ha fallito, perché se la massima autorità, che è il prefetto, non può fare niente contro il sindaco di Mazara, non di obbligarlo, perché è giusto che avesse i soldi per noi che andiamo a lavorare, e lui non può fare niente. Questo ci ha detto il prefetto, sa la situazione, sa tutte cose, questo ci ha detto. Da quanto tempo siete senza stipendio? Dai 5 mesi. Dai 5 mesi quasi. 4, 5. Parecchi soldi pure arretrati di quelli che mettiamo, che avanziamo soldi che devono prendere il 7,30 e parecchi. No, da ora. 2 anni fa abbiamo messo pure l'avvocato per prendere 4 mesi, ora siamo arrivati quasi a 5 mesi. Non lo sappiamo più a chi dobbiamo rivolgere, quale padre in paradiso c'è che ne protegge. Qua è una cosa veramente da vergogna. Qua siamo 60 padri di famiglia più gli altri comuni, che noi gli altri comuni le sosteniamo, però noi non siamo più degni di andare più a lavorare, di andare a casa. Qua ci sono bambini, ci sono ragazzi, ci sono tanti, tanti problemi che noi non lo sappiamo. Qua ci sono cristiani che si stanno lasciando con le mogli. Non lo so cosa dobbiamo fare. Se c'è qualche padre di famiglia che capisce che ha le dignità, la dignità, e si passa le mani, e siccome qua siamo abbandonati da tutto. La protesta di oggi, per quanto pensate di portarla avanti, oltre alla dimostrazione che avete fatto? Ma quando non ci danno tutti i nostri soldi? Allora io mi rivolgo alla cittadinanza mazzarese, che paga le tasse della spazzatura cara e amara, di poterci aiutare a sostenere questa nostra manifestazione, di venire dietro con noi, visto che non pagano i suoi propri cittadini, perché tutti pagano la spazzatura, sia commercianti, sia generi alimentari, abbigliamento. Se noi non prendiamo lo stipendio non possiamo andare da nessuna parte. Vogliamo la cittadinanza a fianco di noi, visto che paga la spazzatura cara amara. Metta la politica da parte e rispetti i propri diritti e i diritti dei nostri figli che abbiamo a casa. Siamo con il sindacalista Donato Giglio, che rappresenta gli operai della Belice Ambiente. Allora, con questa forma di protesta, che cosa ha detto ai suoi operai e in che modo possiate portarla avanti? Dunque, io sono un rappresentante sindacale, una delle sigle sindacali presenti dentro Belice Ambiente. È una protesta però che parte come dire, senza le tutele normali delle organizzazioni sindacali. È quasi una protesta spontanea, però la spontaneità è dovuta alla provocazione che si riceve giorno dopo giorno. I lavoratori sono stanchi, per certi versi, pur sapendo che stanno violando delle leggi, penso che bisogna comprenderli, sono stanchi di sentirsi dire semplicemente non posso fare niente, non posso risolvere, ci sono i conti bloccati, non possiamo pagare, ma sono 4 mesi e si va avanti di 4 mesi in 4 mesi, perché non sono solo gli ultimi 4 mesi, che non si piglia stipendio. Si legge, i lavoratori leggono questo stato di cose come quasi una provocazione. Sembra che nella guerra che il sindaco Cristaldi ha dichiarato alla Belice Ambiente ne debbano fare le spese i lavoratori. È una cosa inaccettabile, e la disperazione e le provocazioni ricevute, seppur non possono giustificare determinate reazioni, penso che lasciano comprendere a chi di dovere che ogni limite è stato superato. Io mi sono adoperato per cercare di calmare gli animi. Devo dire che le reazioni non sono le più piacevoli. Spero che qualcuno comprenda che è finito il tempo di giocare a fare i politicanti e che si trovi una soluzione idonea
non già nelle prossime ore ma fin da stamattina si trovi una soluzione idonea, perché ovviamente quando non si riesce a portare il pane a casa, quando i bambini piangono, la disperazione sale e ci sono punti di non ritorno. Chi ha provocato queste cose se ne assuma le responsabilità. Le organizzazioni sindacali ancora una volta stanno avendo il loro dovere, stanno cercando di non far precipitare la situazione, e però la situazione è quella che è. Avete parlato col sindaco, col prefetto, cosa vi hanno detto? Allora, col prefetto ci siamo stati qualche giorno fa con il tavolo di raffreddamento, oggi ci sono stati i lavoratori, appunto perché è una manifestazione che parte da loro senza la presenza delle organizzazioni sindacali. Il prefetto giustamente prende atto della situazione, ha fatto una serie di interventi, ma alla fine non è il prefetto che deve decidere, è il sindaco che deve capire che non può giocare con le famiglie dei lavoratori, che non può giocare con i bambini dei lavoratori, che deve smetterla di provocare la gente. E questo deve capirlo solo Nicola Cristaldi, gli altri possono solo forse aiutarlo a capirlo, ma è tempo che lui capisca.